e darlo in mano a Manuel. Cioè, solo un idiota si toglie l'orologio e lo dà a Manuel, sapendo benissimo che persona è. Quindi lei non ha diritto a niente. Non mi interessa, io voglio essere esercito perché il gioco doveva venire. Questo gioco doveva venire e non è. Sono molto contento per lei. Guardi che si è rotta la catena dell'orologio, perché il mio si è sfarcellato completamente. Allora sa cosa faccio? Io la denuncio, ecco cosa faccio. Bene, andiamo avanti con lo spettacolo. Penso che sia il momento di... Esatto, lo spettacolo deve continuare, quindi andiamo avanti con lo sponsor. Consigli dalla regia. Dai che ci do il nostro sponsor ha l'onore di sponsorizzare questo gioco. Sponsorizzato da Grappa la prunità che ci do quella quella ora e consiste nel credo di averlo lasciato, vabbè, consiste nel non ricordo più. Consiste nell'individuare quale di queste tre notizie che io andrò a leggere è falsa. Naturalmente il nostro sponsor cosa faceva? C'è scritto qui, però non in questo momento. Ah, ecco, dicevo qui. Allora, senz'altro il nostro sponsor ha l'onore di sponsorizzare, dicevo, tre cose semplici, no? Come? Insomma, i concorrenti non ci sono, sono i concorrenti. Mi scusi, io sono tre settimane che sono qua, voglio fare concorrenti. Scusi, è anche un po' buonasera. Senz'altro, io adesso devo ancora finire, per piacere. Finisco, però, per giocare. Per piacere. Dai, non è quello fatto su. Dicevo, i premi sono silenzio. Silenzio. Andiamo. Dicevo, una gita in macchina con il cavalier Galavotti come autista, vero? Cena a lume di candela con Mario il barista! Premio numero 3, un soggiorno gratuito di 15 giorni in Campedella, oppure a scelta Bratellari Mafi! Dopo questa presentazione, i concorrenti! Buonasera, finalmente i concorrenti, buonasera. Chiamano loro. Buonasera.
I concorrenti! I concorrenti. Dunque, adesso io vi leggerò tre... Attenzione, c'è un pubblico molto gentile, per piacere, per piacere, lei, per piacere, lei, per piacere, lei! La mando fuori! Per piacere, per piacere. Dunque, vi leggerò tre notizie dunque, no? La prima dice... L'Antonietta Bregoli della lavanderia... Dicevo, l'Antonietta Bregoli della lavanderia è rimasta più di tre ore senza parlare, pensate! Domanda numero 12. Italo Lustro. Italo Lustro, detto Lustar, è entrato in bar e ha distribuito 10.000 lire a tutti i presenti. Domanda numero 3. Bisi Arrigo, ex sindaco, assistito ad una partita a briscola al bar senza insegnare a nessuno dei giocatori come avrebbe dovuto giocare. Io sono 15 giorni che ho prenotato, faccio sempre così, quando vado al mare prenoto sempre addirittura in maggio vado, io sono 15 giorni che ho prenotato da questa risposta, sono 2 settimane e voglio rispondere per primo. Allora, io voglio rispondere per primo, no, perché sono tu... Silenzio! Si è accesa la luce lì, non vedi? Non vedi che si è accesa la luce lì? Cosa vuoi rispondere te, si è accesa la luce lì? Rispondi, prego. Allora, secondo me, la notizia falsa è la notizia numero 3. Vai te, per secondo me la notizia falsa è la numero 1. Sono sicuro. Lei che mi sembra preso più serio, sì, anche se è un po' più concentrato. Un attimo, non c'è per te, La numero 2. Io qui c'è scritto ai ai ai. Io dirò ai ai ai. Ho sbagliato, No. Sì, io porterei tutti e tre. Scusi. Avete sbagliato. Scusi, avete, passami, avete sbagliato, dottore. Avete sbagliato perché tutte e tre le notizie erano false. Erano false. Guarda, io sono preso giro. Chilometri io. Io infatti abito. Non ne sei, però. Io abito, lei ha sbagliato. Abito. Io abito. E io no. Almeno un contentino. Secondo me lì c'è qualcosa in più. È grande posto. Niente premio. Sì, però vedo che lei ha ragione. Lei ha ragione. Senz'altro c'è ragione. Ha ragione qui. Qui chi comanda sono io. Io comando. Bene, è così c'è un premio di consolazione. Un premio di consolazione. Perché il nostro sponsor, grappa la prugna, dai che ci do, quella. È così buono, pensate, è così buono che... Sì. Vado un pochino. Secondo me dovrebbe ripetere la prima elementare. È così. Buono. Sì, senza... Ma ci dà questo premio, sì o no? Di consolazione. Allora ce l'ho. Cos'è? Perché... Dunque, sì, qui c'è scritto le ultime parole, non leggevo. Dunque, il premio di consolazione è una visita gratuita a domicilio nelle vostre case. Nelle nostre? Nostre. Anche loro? Una visita gratuita a domicilio nelle vostre case del professor Carlo Alberto Tassinari! Ah, là, questo quiz, io la grappa alla prugna, dai che ci do,
Per piacere, decido! Ci vediamo, eh! Hai detto Alberto Fournier! Alberto Fournier non è bello come premio? No. Adesso non dovrei fare. Dai, dammi un po' di grappola prune. Voilà. Grappa alla prugna e dai che ci do il cuore da intenditore. Voilà. Benissimo, penso che ora sia arrivato il momento del numero internazionale che voi tutti state aspettando, penso. Per il numero internazionale una presentazione eccezionale, direi. Quindi? Quindi ho infiato le trombe. Benissimo. Direttamente dalla Caliente Spagna, il famoso, anzi direi famoso e poco, il famosissimo lanciatore di coltelli spagnolo, ispano-catalano, Vasco de Lama. Soy Vasco de Lama, sir. Gracias. Yo la música de España, la música de España. Vai, 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 vai. Guitarrista, basta, por favor, que la cabeza, no. La cabeza. Scusi. Bene. Si è ripreso? Che mi dica. Scusi, lei da dove viene? Innanzitutto, faccio. Mi vengo da Pamplona, Spagna. Lei viene... più, mi vengo da Pamplona, Spagna. Lei è spagnolo e parla in veneto? Io sono spagnolo e Pamplona, Spagna. Lei dunque è un lanciatore di coltelli, ma è un po' anomalo. Io sono un lanciatore di coltelli. E non ha una valletta, un assistente, qualcheduno con lei? C'è un piccolo problemino, capito? Ci stava l'assistente mio l'altra sera, stavo dal Borgadero per te, ci suona, più panna, schiena, taglio una schiena, darmi la taglio una schiena. Lei dice sempre di essere spagnolo di Pamplona, capito? È l'impressione, ma parla è l'impressione, l'accento, un po' così, capito? Va bene, comunque, lei non ha la valletta, quindi chi è che la sostituisce? Io ho pensato a lei. No, sono una persona seria, non mi presto a questi giochi. Te tiro i cordelli, te tiro. No, assolutamente no. Quindi, se ci può fare un altro numero. Ovvio, un altro numero. Non sono capace a fare un altro numero. Da dove viene lei? Da Pamplona! In Spagna! Si potrebbe fargli fare il numero cantato. Un numero cantato? Una canzone. Benissimo, penso che un numero cantato sia quello che... Una canzone. Por la canzone è il mio chitarrista. Vai che ti pago, chitarrista, vai, vai. Chitarrista. Io sono un lanciatore di coltelli spagnolo, non so come avevo da far per cantare questa canzone. Ma questa canzone è una canzone che stasera dedico a todos los habitantes del Alberón. È una canzone che ho scritto per questa occasione. Chitarrista, vai che te pago, sei troppo sveltone. Chitarrista, vai che te pago, sei troppo sveltone.
alla 5 della tarde, desciende la sera sulla plata dell'Alberon e sorprende todos los queridos que se vogliono ben e si fanno i platadon con l'artificial respirazione. Ascolta tu con il tuo orecchio attento e sarai mucho contento de esta musica d'esportazione. Esta musica sale le scale del corazon e le note diventano una canzone che fa così. Porom pom pom, porom porom pom pero pero, porom porom pom pero pero, porom porom pom pom, porom pom pom. È nel flamenco dell'albero che tu lo puoi ballare anche con Francisco Giubadò. Francisco Giubadò è il presidente del consiglio di circoscrizione dell'albero. Porom pom pom, è sul torneo dell'albero che tu lo puoi ballare anche con Annibale Balbon. È il JR dell'albero. Porom pom pom, è sto flamenco dell'albero che tu lo puoi ballare anche con Vincenzo Artisto. Più finale che albero. Porom pom pom, è sto flamenco dell'albero che tu lo puoi cantare anche con Luigi Capò. Parò. Esta canción es dedicada a todos los hombres que tienen un corazón y a todos los muchachos que tienen los cuadros de la ocasión. Si te puntan el ocho caliente, te debes cavar anche el maglión. Y aquí de cerveza le bebe profusión, Tito Clara es un guaglión. Y vos que en cantina ci avete del bimbón, tiratelo fuera para esta ocasión. Poro 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 è nel flamenco dell'albero che tu lo puoi cantare anche con Aldo Frison Caltai Tabio. Poro 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 è sto flamenco dell'albero che tu lo puoi cantare anche con Robic di Panetton che ci ha fatto i soldon con le caramelle con i toron. Poro 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 è sto flamenco dell'albero che tu lo puoi cantare anche con la Marta Balbon che hai saputo in la da un ippio buiton. Porom pom pom, è sto flamenco dell'albero che tu lo puoi cantare anche con Luigi Capò. Darò. Tu sei partito troppo in fretta e il corazon ti batte troppo fuerte. Sono sbagliato. Oh mia muchacha, besame mucho muchacha, mi ciuccia la ciccia. Ti saluto muchacha, hasta la vista muchacha, hasta la vista visto che hasta muchacha. Ma mira la vista su dell'astra del cabezón. Porom pom pom, è sto flamenco dell'alberon che tu lo puoi ballare anche con Francisco Giubadon e poi con anche Vincenzo Ardisson e con Annibale Balbon, con Luigi Capon e con Aldo Frison e c'è Rubic di Paritone, c'è la Marta Balbon e c'è Bruno Ramon e poi Guido Blon, Sergio Macaron, Nina Ignon, Isinon, Vito Lurcion, Vive Buton, Pilanon, Guido Madon, Francon, Bocchon, Marcion il Mandon, Maurizio Gigion e al Barbarion. Ale, 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 pom pom pom, è sto flamenco però e tu lo puoi ballare anche con chi? Con chi lo balli? Pom pom pom, pom pom pom, pom pom pom, però, pom pom pom, però, pom pom pom. Marco, guarda, guarda.
che me ne rompo la scatola. Oh, bella bambina. Vieni qua, su, dai, non te la siamo. Ma chi è, scusi, lei? Io sono Befana. Ma la Befana non esiste? Come non esiste? Non esiste la Befana. La Befana non esiste. No, no, c'è la Befana. Mamma, mamma, c'è la Befana. No, è impossibile, la Befana sono io. Sei brutta, guarda, non mi piace. Sei bella te. Poi la Befana deve sempre portarmi qualcosa. Infatti ho portato qualcosa. Non sei dietro. Stai fermo. Vai lì, guarda, guarda, la Befana come cattiva. L'ho portato adesso. Vai lì. Questo è un bel regalo, quello è per te. Qua, la calza, non vedi? Una calza, da dove l'hai presa? Ah, oh, l'ho portata per te, l'ho cercato. Ma mamma, che puzza! Vorrei, vorrei sapere di male cosa ho fatto, perché mi succedesse questo gran disfatto. Ieri sera si presenta la Befana. Io volevo caramelle, invece lei si è tolta. Re si tolse il reggipetto, mi abbracciò, che puzza mi ha portato sopra il letto. Evviva, evviva la Befana, è meglio andare con una rana, dopo restare in casa con il maiale fine settimana. Evviva, evviva la vecchiarda, evviva, evviva la dardona. Io volevo dei regali, invece qua cosa dona? Semi in onda, sì o no? Allora, regia, segni andare o no? Che è? In onda! In onda! Vabbè, cosa capito? Che le amiche, buonasera. Alla rubrica della posta della Luana di Burrene. Come sapete, cari amiche, anche questa settimana mi occuperò di problemi che riguardano
voi stesse, che riguardano la vostra vita quotidiana, che riguarda il vostro tutto, insomma, vostra, ecco. Allora, a questo proposito, io vi rispondo sempre in diretta alle vostre richieste, alle vostre letterine che mi mandate, letterine tanto carine e tanto simpatiche. E anche questa settimana, come ormai da tantissimo tempo so che mi seguite, mi volete tanto bene, un grandissimo bene, ho anch'io il mio pacco di letterine. Allora vorrei, tempo sti, andiamo dentro al giapponese. Grazie, oh grazie, oh bene, abbiamo qua ben tantissime letterine, ne ben quattro. Allora, bene, iniziamo, possiamo senz'altro cominciare con la prima letterina che mi viene spedita da un paese qua della provincia di Ferrara che si chiama Longastrino. Allora, mi la manda una tale signora Cleofe Pireni. Allora, adesso ho visto la Cleofe. Cara Luene, innanzitutto complimenti per la tua rubrica e anche a te che sei molto carina, mi ringrazi, lo so che sono carina, ma c'è un patostetista tutti i smenti. Un grandissimo problema turba la mia vita coniugale. Nonostante l'amore profondo che da 20 anni mi unisce a mio marito, tutte le mattine siamo costretti a litigare perché io, svegliandomi per prima, entro in bagno e comincio a radermi prima di lui, che fa regolarmente tardi al lavoro. E siccome versiamo in gravissime difficoltà economiche, non possiamo permetterci un altro rasoio. Sì, tu Cleofe, ascolta Cleofe, cosa vuoi che ti dica? Fatti crescere la barba anche te. Insomma, se hai dei problemi qua e versate in difficoltà economiche, fatti crescere la barba, anch'io la faccio crescere e ricordati che donna barbuta è sempre piaciuta. Passiamo a un'altra letterina che la arriva da Malacap e mi scrive la signora Ruttiglia Scarafoni. Carissima Luana, ti devo fare i miei complimenti per la rubrica della quale apprezzo soprattutto le maniere gentili che hai di rispondere anche ai quesiti più delicati. Mio marito si comporta davvero incivile, nonostante i miei ripetuti e continui sforzi, non sono ancora riuscite a portarlo sulla strada di un corretto ed educato comportamento. Brutto villano che non sei altro. Penso che lo sorprendo spesso ad entrare in casa senza metterci le pattine, passa davanti al televisore anche... Hanno detto mio marito, tira via il puller! Passa davanti al televisore anche 2 o 3 volte mentre guardo Dallas, se Russo mi scuote per farmi smettere, urlo come uno sesso se sto più di 6 ore in bagno e dolce in fondo strizzi il tubetto del dentifricio nel mezzo. Ora, essendo io una persona molto... Aspetta, non si legge bene perché c'è una macchia di caffè. Molto fine ed educata, tu puoi ben capire qual è la mia situazione nel trovare e vivere con un simile. Aspettate, c'è un pezzo di pizza alla cipolla qua che non vedo bene. Un simile burino, sì, c'è scritto burino. Dammi un consiglio, eccetera. Ascolta, cara amica Ruttiglia Scarafoni, tu sai benissimo quanto noi siamo fragili, gentili, educate. E sai benissimo come ci fanno schifo certe cose. Allora, sopporta tuo marito o dai di gratun, attacca la vita. Bene, possiamo andare avanti con l'altra lettera che mi giunge da una professoressa che mi scrive dalla vicina Renezzo. Cara Luana, professore italiano che risponde al nome di Cristina Rossi. Allora, cara Luana, ti scrivi questa pistola per esportarti questo mio problema. Purtroppo quando uno ha stato giovane non capisce alcunché e io ho compiuto un errore matriarcale. Mi ho sposata con un amoroso che non ci ebbe mai avuto il mio drenaggio culturale. Non distante gli sforzi per non farci pesare questa cosa, lui piange e rigatta tutto il dì. Ma non c'ho mica colpa se ho riuscita a inseguire una laurea in lettere e filosofia e a inventare professoressa di italiano. Cosa mi conigli di fare? Cosa vuoi che ti conigli, che ti consigli? C'è poco da fare, la cultura purtroppo è ancora un bene legato a pochissime persone. Ascolta una cosa, dio tuo marito di frequentare un corso serale, poi mi dico che ti tagga bisogno. Bene, ora siamo all'ultima letterina che mi viene da una gentile, qua si chiama Moana Possibo. Cara Luana, sono una ragazza del tutto normale, con indiscutibili virtù morali. Vengo ad esporre, signorina non si può esporre niente qui dentro, al mio problema.
Non sono senz'altro ragazza dalle facili abitudini, ma quando un qualsiasi ragazzotto mi fissi intensamente non esisto e mi devo concedere la sovrana volontà. Aiutami a risolvere il mio problema, allego l'indirizzo per la risposta privata. Oh, vabbè, ti scriverò privatamente, visto che tu sei così facile. L'indirizzo vuoi? E per farne che cosa? Veramente non posso darti, perché questa è Moana Pozzi, che è una... Dammi l'indirizzo! Va bene, dammi l'indirizzo! Niente. Il microfono. Ancora lo sponsor. Ancora lo sponsor. Un'altra volta. Bravo! Bravo! Aiuto! Dai che ci do il liquore, intenditori, benissimo. Dopo l'angolo della magia, dell'ospite internazionale, della posta, abbiamo ora l'angolo della scienza. Come sapete, la scienza è molto importante. A questo dunque, la scienza, l'argomento di cui parlerà la scienza questa sera, tratta di un problema molto sentito dai giovani, vero Manuel? Sì. Anche tu, è un problema che anche tu hai, sicuramente. Comunque, ma non solo i giovani, diciamo i ragazzi e le persone di ogni età, l'approccio in discoteca. Quando ci si trova in discoteca una bella ragazza non sa mai come avvicinarla. E appunto a questo proposito abbiamo chiamato un esimio scienziato, un insegna, direttamente da Parigi, e a questo punto squillino le trombe. Il professore Cherchez Lafen. Bonsoir, bonsoir, toujours. Bonsoir, come va? Va bene? Très bien? No, che vendi il dietro. Buonasera.